benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Morire di lavoro, l'ennesima vittima ad Alcamo, un tunisino di 60 anni. La commissione d'inchiesta sulla sicurezza a Palermo denuncia i pochi controlli. La CGIL si mobilita, in Sicilia mancano 400 ispettori. Folle aggressione per una multa in pieno centro storico a Catania. I vigili urbani sanzionano l'auto in sosta vietata e i proprietari gli si scagliano contro accendendo una violenta rissa. Picchiato anche il titolare di un ristorante che filmava la scena. Ancora morte sulla circonvallazione di Catania, malgrado autovelox e semafori intelligenti, un giovane motociclista ha perso la vita. Troppe le imprudenze, documentate anche stamane da TG Sicilia. Si aggrava l'emergenza idrica nell'Agrigentino per un guasto al potabilizzatore di Santo Stefano di Quisquina. Molti comuni rimangono a secco. Calcio per il Catania e vigilia di campionato. Domani al Massimino i rossazzurri, che inseguono la terza vittoria consecutiva, ospiteranno l'Altamura. A Siracusa arriva Walter Zenga, sarà l'ambasciatore della squadra retusea. Un uomo immagine per l'audace team che punta in alto. Bentrovati, in apertura ancora un morto sul lavoro ad Alcamo, ha perso la vita un tunisino di 60 anni. La Sicilia è tra le regioni con il più alto numero di incidenti dovuti, secondo Chiara Gribaudo, della commissione d'inchiesta, anche ai pochi controlli. Sentiamo Adelaide Barbagallo. L'ultimo incidente sul lavoro ad Alcamo, a perdere la vita un tunisino di 60 anni, Jamel Zenzemi, precipitato mentre stava sistemando un lucernario in un'abitazione. Due le inchieste, una della Procura di Trapani e l'altra dell'Ispettorato del Lavoro. Si cerca di capire se l'operaio utilizzasse i dispositivi di sicurezza e se fosse in regola. Si allunga l'elenco dei morti sul lavoro. La Sicilia è tra le regioni con il più alto numero di vittime. A sottolinearlo Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare nazionale sulla sicurezza del lavoro. Mi auguro che la regione Sicilia investa di più sugli ispettorati e dunque su un nuovo personale. Purtroppo drammaticamente nella pubblica amministrazione, in questa regione in modo particolare, c'è un precariato molto diffuso nella pubblica amministrazione che intacca tutta la filiera, se volete, anche della sicurezza. Gribaudo è arrivata a Palermo per ricordare e incontrare i parenti dei 5 operai morti a Casteldaccia durante un'operazione di spurgo di un tratto della condotta fognaria. Crediamo che ci sia anche una questione di metodo e di attenzione che deve essere dato a chi rimane, e cioè i familiari delle vittime, a cui ci uniamo nella richiesta di una giustizia rapida. A Palermo la CGIL alza la voce in tema. La Sicilia è piena di problemi e il governo Schifani non fa nulla per risolverli, dal sistema sanitario inadeguato a una gestione dei rifiuti inefficiente, alla crisi idrica. E dopo l'ennesimo morto sul lavoro ad Alcamo, il sindacato insiste, mancano 400 ispettori del lavoro. Marco Gullà. La Sicilia deve superare tante criticità, dal sistema sanitario inadeguato ad una gestione dei rifiuti inefficiente e poi il problema dell'approvvigionamento idrico. La CGIL alza la voce e lo fa nel corso di una conferenza stampa a Palermo. Obiettivo: l'apertura di una fase di mobilitazione per ottenere risposte dal governo regionale sui principali problemi aperti. Sul banco degli imputati, secondo il sindacato, c'è il governo presieduto da Renato Schifani, in particolare sul tema della sicurezza sul lavoro. Sono arrivati qualche decina di ispettori sulla base della convenzione che è stata fatta con l'Istituto Nazionale del Lavoro, ma non mi pare che abbiamo prodotto risultati significativi. Noi abbiamo bisogno di un reclutamento molto più profondo, abbiamo una carenza di circa 400 ispettori, ma questo si innesca nel processo più generale di un governo della regione che non mette il lavoro, la qualità del lavoro, la dignità del lavoro al centro delle proprie attenzioni. E poi altra grande criticità, l'acqua che non c'è e che rischia di diventare un problema ancora più acuto se non pioverà. Rivendichiamo è che oggi non bisogna soltanto accendere i riflettori appunto su questa criticità, ma abbiamo bisogno di risposte strutturali. E una risposta strutturale non passa con questi piccoli interventi, trivellazioni piuttosto che altre cose, quando il 53% dell'acqua si perde lungo tutta la rete infrastrutturale idrica. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di una nuova e di una diversa governance. Oggi noi abbiamo diversi modelli che esistono nella nostra regione, tutti fallimentari. Il sindacato
ipotizza una nuova Sicilia nell'area euro-mediterranea, guardando a politiche per una transizione ecologica socialmente sostenibile, per la tutela del suolo, per un nuovo modello energetico e industriale e per un'agricoltura di qualità. A Catania, aggrediti e picchiati due vigili urbani che stavano multando auto in divieto di sosta, in pieno centro, non lontano dal municipio e dalla questura. Botte anche al titolare di un ristorante che filmava la scena. Sentiamo Luca Ciliberti. Due vigili urbani aggrediti, il titolare di un ristorante picchiato, alcuni collaboratori del locale presi a calci a pugni e infine due arresti. Questo è il bilancio di una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Adamo, alle spalle della Basilica Collegiata di Catania, a pochi passi dalla questura e dal municipio. Questi i fatti. Il titolare del locale, trovando ostruito l'ingresso da un'auto parcheggiata in divieto di sosta, si è rivolto alla polizia municipale che è arrivata sul posto e ha verbalizzato l'infrazione. Vedendo la scena, i proprietari della vettura che gestiscono un autonoleggio nella piazza si sono avvicinati ai vigili aggredendoli e minacciandoli prima verbalmente. Vista la scena, il proprietario del ristorante ha deciso di filmare tutto con il suo telefonino. Da lì il putiferio, come mostrano queste immagini. Questi fratelli, specialmente uno, nel frattempo che li arrestavano, ha dichiarato che noi eravamo morti e che sarebbero, una volta usciti non so dal carcere o da che cosa, sarebbero tornati con le pistole e ci avrebbero sparato e ci avrebbero ucciso a tutti. Inutili tentativi dei dipendenti del locale di allontanare l'aggressore che, accompagnato dal fratello, entrambi pregiudicati, prima ha sferrato due pugni alla vigilessa e poi ha colpito ripetutamente il titolare del ristorante con un pesante sgabello. L'uomo ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi, riportando una ferita con diversi punti di sutura alla testa e contusioni in tutto il corpo. I due vigili urbani se la sono cavata con 7 giorni di prognosi. I due aggressori, che sono anche i titolari del baretto della piazza, sono stati arrestati e saranno processati per direttissima. Durissima invece la condanna del sindaco Enrico Trantino, che esprime solidarietà agli agenti feriti, ribadendo che la violenza non resterà impunita perché a Catania non esistono zone franche. E sulla circonvallazione di Catania si continua a morire. Nonostante gli ultimi provvedimenti dell'amministrazione, si susseguono gli incidenti. Ultima vittima, un giovane motociclista. Adelaide Barbagallo. Il terribile schianto nella notte appena trascorsa. Un nuovo incidente mortale si è verificato sulla circonvallazione di Catania. A perdere la vita Francesco Pulvirenti, un giovane di 26 anni originario di Mister Bianco. Nonostante gli autovelox, i semafori intelligenti, in questo asse viario si continua a morire e si conferma molto pericoloso. Alta velocità, distrazione, la non osservanza delle regole del codice stradale, le principali cause. Sull'asfalto i segni di quest'ultimo incidente. Il giovane era in sella alla sua moto, una BMW, procedeva in direzione Mister Bianco. All'altezza di via Vincenzo Giuffrida, l'impatto con un'auto che procedeva nella stessa direzione. La dinamica esatta è da ricostruire. Gli agenti della squadra mobile di Catania sono stati i primi ad arrivare sul posto e hanno fatto di tutto per rianimare la vittima. Purtroppo tutto è stato vano, anche l'arrivo del personale del 118. Ma sono bastati pochi minuti di osservazione alla nostra troupe per registrare diverse pericolose imprudenze. Guardate cosa avviene in questo tratto della circonvallazione. I mezzi che sbucano da via dei Salesiani tagliano la strada a chi sta per girare sul viale Marco Polo e tutto questo per evitare un piccolo tratto che li porterebbe alla rotatoria del viale Vittorio Veneto e procedere nella direzione desiderata. Questo semaforo viene spesso ignorato e c'è chi con moto o bici utilizza gli spartitraffico per attraversare. Al Policlinico di Catania resta intanto ricoverata in gravi condizioni Hanna, la ragazza irlandese investita pochi giorni fa in viale Andrea Doria. E rimaniamo a Catania, andiamo nel quartiere di San Giorgio, dove padre e figlio sono stati arrestati per tentato omicidio ai danni di un parente vicino di casa che li avrebbe richiamati per il fracasso proveniente dalla loro abitazione. E loro, sentite come hanno reagito, con Desire Ferlito. Li avrebbe richiamati per il troppo rumore proveniente dalla loro abitazione, esplodendo un colpo di carabina in aria. Sarebbe questo il movente che ha scatenato la reazione furiosa di padre e figlio a San Giorgio, culminata nel tentato omicidio di un vicino, con loro imparentato. Giovanni Battista Spampinato e il figlio Gioacchino, agli arresti domiciliari per altri reati, sono stati arrestati da agenti della squadra mobile di Catania. La vittima è arrivata all'ospedale San Marco di Catania in codice rosso, con diverse ferite al volto e agli arti. Per picchiarlo gli aggressori avrebbero utilizzato una stampella di alluminio utilizzata dall'uomo per deambulare.
nonostante la mancata collaborazione della vittima, che non ha fornito indicazioni utili per identificare i suoi aggressori e ricostruire il movente dell'accaduto, appena pochi riferimenti generici a un gruppo di giovani che l'avrebbero picchiato dinanzi casa, le indagini hanno permesso, mediante la testimonianza di altri familiari, di risalire alla dinamica dei fatti. Una cinquantina di persone hanno protestato con un drappo viola sulla bocca davanti alla nuova chiesa di Santa Lucia a Enna, dove all'interno celebrava il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana. La protesta è legata alla vicenda del sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato lo scorso 5 marzo a 4 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata su minori. Si aggrava intanto l'emergenza idrica ad Agrigento a causa del guasto al potabilizzatore di Santo Stefano di Quisquina. Molti comuni rimangono a secco e si aggiungono alla lunga lista delle comunità in sofferenza da mesi. Davide Sardo. Stop al potabilizzatore a Santo Stefano di Quisquina, nell'entroterra montano della provincia di Agrigento, territorio ricco di sorgenti spesso sfruttate dalle multinazionali dell'imbottigliamento. Il guasto all'impianto, che ha il compito di rendere l'acqua dei pozzi potabile, aggrava la crisi e l'AICA, l'ente gestore del servizio, è al lavoro per la riparazione necessaria per restituire l'erogazione ad ampia parte dei comuni della provincia, compresi il capoluogo e grossi centri come Favara, Porto Empedocle e Canicattì. Altrettanto ridotte la fornitura a Grotte, Naro, Racalmuto, Castrofilippo, Campobello di Ricata e Ravanusa. Ad Agrigento i cittadini sono sempre più esasperati. Si rischia un inverno senza acqua e oltre a pensare a quest'inverno dobbiamo pensare ai prossimi anni e ai prossimi decenni. Ci sono alcuni quartieri, parlo della via Calligrati, parlo della via Manzoni, dove la situazione a 9 giorni eravamo il mese di agosto, a 9 giorni siamo il mese di ottobre, quindi la situazione è rimasta tale quale. E c'è gente che ha 1500 litri di scorta e chiaramente per 9 giorni sono insufficienti in una famiglia. La protesta ad oltranza in piazza Pirandello, giunta ormai al 9° giorno, proseguirà finché non interverranno rimedi seri e concreti contro la sete. A Messina il consorzio Autostrade Siciliane, il CAS, ha avviato una campagna di raccolta dei sacchetti lanciati sulle rampe d'accesso alla rete. Oltre 300 kg di rifiuti raccolti negli ultimi 2 giorni. Adesso si passa alla fase della repressione. Francesco Triolo. La lotta all'inciviltà è una battaglia persa. Quindi stiamo pensando di usare sistemi coercitivi più diciamo, diretti. Tolleranza zero verso chi getta i sacchetti di spazzatura in autostrada, nelle rampe d'accesso della tangenziale a Messina o nelle aree di sosta lungo la A18 o la A20. Lo aveva preannunciato il direttore generale di Autostrade Siciliane Franco Fazio qualche settimana fa e lo ha fatto questa mattina. Sono stati circa 300 i chili di rifiuti raccolti dalle squadre della manutenzione del CAS che hanno setacciato le rampe d'accesso della tangenziale di Messina negli ultimi 2 giorni. Un problema di civiltà difficile da estirpare e quindi si è deciso di passare alla repressione. La soluzione è mettere le telecamere e cercare di colpire con la repressione chi evidentemente non è sensibile a questi temi. Una soluzione da adottare anche in tutte le aree di sosta delle autostrade, la Messina Catania, la Messina Palermo? Assolutamente, dico, nelle aree di sosta è più semplice perché basta che c'è la ditta che va a raccogliere periodicamente i rifiuti, pure se è un lavoro abbastanza oneroso, però è più semplice. Qua il problema è che ci sono dei grossi rischi, ripeto, sia per gli operatori che devono fare il lavoro, ma soprattutto per l'utenza che si trova a traffico aperto questi lavori che comportano dei rischi altissimi. Una ventina i grandi sacchi consegnati oggi alla Messina Servizi, ma l'attività di controllo con fototrappole e videocamere nascoste continuerà e anzi verrà implementata, anche perché c'è un problema di sicurezza che non va sottovalutato. Dopo le polemiche, ecco il libro su Giovanni Brusca, presentato a Palermo, il volume 1 così. Il sindaco di San Giuseppe Jato, paese natale del collaboratore di giustizia, dice: il nostro paese è cambiato. Marco Gullà.
Era chiamato lo Scannacristiani, colui che ha sciolto nell'acido un bambino, artefice dei più efferati delitti di mafia, fece anche esplodere la bomba a Capaci che uccise Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della sua scorta. Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia, si racconta in un libro, Uno così, presentato a Palermo al Centro Studi Paolo e Rita Borsellino. A scrivere il libro il sacerdote Marcello Cozzi, un dialogo sul passato di Brusca. Davanti a queste scelte scellerate di vita che hanno fatto tanti uomini d'onore, in tante persone come Giovanni Brusca, in tanti cosiddetti pentiti di mafia, ho incrociato percorsi di ravvedimento. Ora, la parola ravvedimento è una parola molto complicata, perché non sono percorsi uguali l'uno all'altro, sono percorsi complicati, complessi. Il paradosso che ho incontrato spesso è che spesso noi chiediamo a queste persone di pentirsi. Nel momento in cui queste persone si pentono, è un problema per noi, e un po' il loro pentimento ci dà fastidio. Nei giorni scorsi il solo annuncio che il libro sarebbe stato presentato a San Giuseppe Jato, il paese di Brusca, ha generato non poche polemiche, ma il sindaco replica così. Oggi San Giuseppe Jato è un paese che rispetto a prima è cresciuto, è andato avanti, si è portato avanti una politica dell'antimafia, sicuramente che ha fatto bene, però dobbiamo constatare che c'è a tutt'oggi una zona grigia. E quindi questa zona grigia va rimossa, e quindi per rimuovere questa zona grigia bisogna fare tanto lavoro, e bisogna spiegare anche ai giovani chi erano questi carnefici e come si comportavano. Nessun divorzio, solo una pausa tra Colapesce e Di Martino, il duo siciliano, il duo di cantanti siciliani smentisce le voci di una separazione in un post su Instagram, ci racconta tutto Emanuela Corsi. Che sia fisiologico. Parole senza mistero. Allegre ma non troppo. Il duo Colapesce Di Martino nasce da autore siracusano Lorenzo Urciullo e il palermitano Antonio Di Martino. Nel 2000, due anni dopo, ci riprovano con Splash, che diventa subito una nuova hit. Ma io lavoro per non stare con te. Preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare. All'orizzonte nessun divorzio, ma progetti solisti. Colapesce ha firmato la colonna sonora del film Iddu, l'ultimo padrino, diretto dai registi siciliani Piazza e Grassadonia. E quello che ti dico e che facciamo, vuole parlare con Nuddu. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio vigilia di campionato per il Catania che domani pomeriggio al Massimino ospiterà l'Altamura. I rossoazzurri inseguono la terza vittoria consecutiva. Francesco Triolo. Testa ed energie al campo alla vigilia della partita contro l'Altamura, Mimmo Toscano passa oltre la penalizzazione di un punto rimediato in settimana e confida in una risposta dei suoi giocatori che sono concentrati sul match di domani. La vittoria di Caserta ha dato fiducia, entusiasmo, consapevolezza della propria forza e da quello vuole che si riparta. Dobbiamo insistere perché è il momento di insistere. Io ho detto ai ragazzi, questo è un momento, ve lo dico dopo due vittorie, che bisogna insistere, perché solo così acquisisci una mentalità forte che ti porta a migliorare, a crescere ogni giorno, indipendentemente dall'avversario, dal risultato precedente, dalle variabili che ci possono stare, come la notizia che abbiamo avuto questa settimana, che non ci influenza minimamente. Sul fronte formazione Toscano come al solito non si è sbilanciato, anche se il tecnico ha confermato che sia Gherardi, difensore fuori da quasi un mese che a Caserta è partito dalla panchina, che Lunetta sono a disposizione. Una buona notizia per il tecnico, che potrebbe far giocare subito Anastasia a centrocampo garantendosi maggiore spinta, così come nel secondo tempo contro la Casertana. Per il resto attenzione alta sull'Altamura. È un avversario che anche contro l'ultima partita contro il Monopoli ha dato filo da torcere. Forse non meritava la sconfitta per quello che ha espresso. È una squadra che gioca da squadra, una squadra vivace, una squadra abbastanza giovane con energia. Però a prescindere dall'avversario, noi è un momento che bisogna spingere sull'acceleratore, rimanere concentrato su noi stessi e sulla nostra prestazione.
Calcio a 5, una stagione di grande responsabilità è quella che si apprestano ad iniziare i campioni d'Italia della Futsal Meta Catania, che questa mattina hanno presentato la squadra a Palazzo degli Elefanti. Tra i primi impegni di ottobre, campionato e Champions League da giocare al Pala Catania. Orazio Longo. Con la lava nelle vene, la Futsal Meta Catania riparte con le idee ben chiare per la nuova stagione di calcio a 5, difendere il tricolore conquistato pochi mesi fa per la prima volta e guardare all'Europa con la Champions League da giocare in casa a fine ottobre. Una grande responsabilità, spiega il capitano della squadra, Carmelo Musumeci. Giochiamo il campionato e la Champions League, che era un sogno qualche anno fa, adesso ci siamo, la giocheremo a Catania e quindi dovremo avere grande responsabilità. Una compagine costruita e rinforzata sul blocco dello scorso anno, ha detto il presidente Enrico Musumeci, intervenuto a Palazzo degli Elefanti alla presenza del sindaco Trantino e dell'assessore Parisi per presentare la stagione dei rossazzurri. Il blocco dello scorso anno abbiamo integrato 3-4 giocatori per rendere la rosa più lunga, in maniera da essere competitivi su più fronti. Ci eravamo visti qualche mese fa per festeggiare lo scudetto col sindaco Trantino e con l'assessore Parisi, e adesso ci rivediamo per discutere e organizzare questa Champions League. Meta Catania esordirà in campionato il 18 ottobre al Pala Catania alle 20:30 contro la Came d'Osson, poi subito la Champions, ancora al Pala Catania, dal 23 al 26 ottobre contro i lussemburghesi del Differdange, gli austriaci del Linz e i lituani del Kaunas-Žalgiris. Gare secche e girone all'italiana, con la prima che accederà all'Elite Round con le migliori 8 d'Europa. E il Siracusa punta in alto nel pomeriggio la presentazione del nuovo brand ambassador Walter Zenga. Tanta voglia di costruire per riportare la squadra nel calcio che conta. Francesco Loi. Il Siracusa Calcio sempre più forte, sul campo e anche fuori. Quest'anno c'è anche un club manager e brand ambassador, e lui, il grande Walter Zenga. Quando allenavo a Catania, spesso al lunedì venivamo io e mia moglie in macchina, anche perché dopo la partita da allenatore sei veramente cotto, e Siracusa era abbastanza vicina, una città veramente bella, perché veramente respiri la storia, c'è poco da dire, è della verità. Il miglior portiere italiano del dopo Zoff, nell'Inter ma anche nella nazionale, ha sempre alzato una saracinesca. Alla soglia dei 40 anni ha appeso le scarpette al chiodo, ma rimanere lontano da questo mondo per lui è impossibile, ed oggi vuole dare il massimo per quello che è diventato un po' anche il suo Siracusa, che quest'anno mira al ritorno in Serie C. Non andrò mai sopra a nessuno, perché il mio ruolo è ben definito e ben diverso. Se qualcuno vorrà chiedermi qualcosa, io dirò la mia da fuori, che non è neanche male, perché quando si sta fuori e si vedono le cose da lontano, magari le si vedono anche con una prospettiva differente. Poi le decisioni verranno prese dal presidente, dal direttore generale e, ripeto, l'allenatore. I tifosi lo hanno già applaudito al De Simone per la sua prima nella Fossa dei Leoni, ma da queste parti ci si dovrà abituare. Qui c'è la sua seconda casa. Bene, questo era l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.